Amiche e amici di Dolomiti X Sport, ben ritrovati per questo nuovo capitolo. Quest'oggi parleremo di una pratica che si apprende già dai primi anni di età. Stiamo parlando ovviamente della bicicletta, ma quest'oggi il nostro focus sarà incentrato sulla mountain bike, perché la mountain bike fatta tra le Dolomiti è tutta un'altra cosa. Sigla! Ci troviamo in località Pianezze, un tempo comune di Trichiana, ora Borgo Valbelluna. Qui incontreremo i nostri ospiti di oggi, che sono due istruttori federali di mountain bike. Con loro affronteremo un tour attraverso le prealpi bellunesi che dividono la provincia di Belluno dalla provincia di Treviso. Cercheremo di capire le tecniche per affrontare una salita, per percorrere un sentiero, un single track o per affrontare una discesa, che è sicuramente la parte più divertente ma che può trasformarsi nella parte più pericolosa. Bene, andiamo a conoscere le nostre guide. Mi chiamo Simone Scarella, ho 41 anni, sono maestro e guida ciclosportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Per me la mountain bike è libertà, è fare sport all'aria aperta e condividere la natura e lo sport. Si prova senso di libertà e piacere di pedalare. Che tipo di mountain bike avete portato quest'oggi, Simone? Abbiamo portato tre tipi di mountain bike. Una mountain bike, la prima che scarichiamo, è una mountain bike da gara per cross country o marathon. Una bici molto leggera, biammortizzata, ruote da 29, telaio completamente in carbonio e cerchi in carbonio. Poi abbiamo una mountain bike sempre da gara per percorsi più da discesa, quindi tratti. Sembra anche più robusta questa. Questa è una bicicletta da enduro, quindi una bicicletta con ruote maggiorate, sospensioni maggiorate, quindi escursioni più alte. Questa invece è una base, una bicicletta per iniziare. Sì, abbiamo una bicicletta ammortizzata solo anteriormente, sempre telaio in carbonio, ruote da 29, è un entry lever, comunque ovviamente prezzi più bassi, ma sempre un'ottima bicicletta per percorsi. Siamo pronti per partire per questa nuova escursione, ma Simone, che tipo di abbigliamento consiglieresti di indossare? Beh, per andare in montagna, in mountain bike, bisogna adeguare il proprio abbigliamento alle condizioni meteo, alla quota dove si decide di fare la nostra escursione, e quindi adeguare l'abbigliamento con pantaloni protettivi, un intimo termico, una giacchetta termica nello zaino, ovviamente dimenticare mai acqua, caschetto e guanti lunghi. E consiglieresti anche qualcosa da mangiare? Sì, sicuramente delle barrette energetiche, dei gel, sempre meglio avere dietro. E il telefono? E il telefono, sì. Fondamentale. Bene, allora siamo pronti, partiamo per questa nuova escursione. Siamo partiti da poco, andatura per il riscaldamento. Come si parte, Simone? Parte tranquillamente, rapporti un po' agili, quindi si fa riscaldare la gamba cercando di riscaldare bene per l'escursione. Uno che vuole iniziare a fare questa pratica consiglierei di iniziare con percorsi facili, in mezzo appunto alla natura, su bei percorsi, magari affidandosi a delle guide professionali. La guida mette a disposizione la propria esperienza e quindi offre al neofita la sicurezza e dà dei consigli per pedalare in tranquillità e con piacere su qualsiasi tipo di percorso.
Il tratto di riscaldamento è finito, ora abbiamo imboccato Canal di Limana, inizia la salita, tra breve incominceremo a vedere il principe dei Prealpi, il Visentino. In montagna si usa le all mountain, che sono delle mountain bike adatte un po' a tutti i percorsi, quindi sono ottime sia per condurre la bici sia in salita che in discesa. Simone, vedo che tra un po' inizia la salita. Cosa consigli di fare per affrontare in maniera corretta una salita? In salita dobbiamo spostare il peso del corpo un po' più in avanti, quindi per bilanciare la pendenza, e ovviamente usare un rapporto adeguato alla pendenza della salita, e sguardo in avanti, gomiti leggermente bassi. E pedalare. Ma ti chiedo, il blocco della forcella che cosa serve? Il blocco della forcella serve su superfici tipo asfalto o comunque superfici lisce per far sì che la forcella stia bloccata e quindi riusciamo ad avere una pedalata più efficace. Va bene, andiamo allora. Breve pausa durante questa salita, ci veniamo qui a rinfrescare su questo zampillo d'acqua che pensate è l'inizio del torrente Limana che a valle sfocia nel Piave. Tratto più impegnativo questo, Simone, vero? È un tratto ripido al 23%, quindi bisogna spostare il peso in avanti, i gomiti bassi, pedalare. Siamo da poco usciti dalla salita, dal tratto più ripido di questa escursione. Ora stiamo per arrivare in Pian delle Femmine. Da qui inizieranno le vere Prealpi. Ecco Simone, siamo arrivati tra queste splendide Prealpi. Che cosa ci aspetta qui? Poi ci aspetta uno splendido single track in cresta, dove dovremo prestare attenzione dove mettere le ruote e pedalare un po' più agile e una pedalata sicura. Ok, andiamo? Andiamo. Mi chiamo Alberto Buiatti, sono un istruttore della Federazione Ciclistica Italiana di maestro di mountain bike di secondo livello. Vado in bicicletta in realtà da quando sono bambino, però poi ho preso passione per le gare, l'agonismo e la mountain bike intesa proprio come agonismo tardi, verso i 30 anni. Per me è una bella sensazione perché è uno sport che ti permette di stare a contatto con la natura e quindi ti dà una libertà incredibile. Le Prealpi sono davvero spettacolari, sono uno spartiacque tra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Da una parte si possono vedere i monti come il Serva, lo Schiara, i Monti del Sole e dall'altra parte Venezia e addirittura la Laguna.
sempre si riesce a pedalare in salita, alle volte bisogna spingere. Consiglierei a un ragazzo che vuole entrare nel mondo della mountain bike di iniziare con una bicicletta, diciamo una front, quindi non una biammortizzata, anche perché così spende molti meno soldi, e provare a fare dei percorsi molto semplici alla portata di tutti. Se poi la passione va avanti e si vuole passare addirittura all'agonismo, allora casomai si fa altri investimenti più avanti, però direi di iniziare con una bici base, una front, che va benissimo. Alberto, vedo che tra poco c'è un'interessante discesa. Come si affronta una discesa con la mountain bike? Ma la discesa, l'importante è, all'incontrario della salita, dove abbiamo detto prima che il baricentro va spostato in avanti sulla sella, in questo caso il baricentro va spostato all'indietro, quindi bisogna tenere il bacino arretrato. Scaricare l'anteriore, quindi? Scaricare l'anteriore, però un errore è scaricarlo magari troppo, per cui alleggerirlo troppo e per cui non hai più il controllo della bici. Bisogna trovare il punto giusto. Ormai i freni sono molto evoluti e basta un dito per frenare, però sono anche molto modulabili. In questo caso bisogna stare attenti a non inchiodare assolutamente con il freno davanti, bisogna stare attenti a non bloccarlo, quindi modulare bene la frenata avanti e dietro. Alberto, come si può aiutare quando si trovano parecchie strade, sentieri in montagna? Ma se non si conosce bene il territorio, abbiamo degli strumenti fantastici che ci vengono in supporto, che sono questi ciclocomputer che hanno appunto il GPS, e quindi noi abbiamo anche la cartografia. Come vedi, si possono vedere i vari sentieri e le curve di livello per capire a che quota sei e dove sei proprio. Puoi zoomare, allargare. E quindi adesso, direzione? Adesso andiamo di là. Perfetto, allora andiamo, dai. Anche questa puntata di Dolomiti X Sport termina qui. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo, e vi ricordiamo che se volete provare l'ebbrezza della mountain bike, soprattutto in montagna, di rivolgervi sempre a dei professionisti. Alla prossima!